Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto. Siamo a Pramaggiore, al 58esima edizione del concorso nazionale di vini. Ecco, anche quest'anno, dopo Vinitaly, Pramaggiore presenta una serie di vini che provengono da tutta l'Italia in questa struttura, una struttura che comunque la Regione ne fa parte, ma che nei prossimi progetti sarà comunque sempre presente e aiuterà qualunque tipo di sviluppo vorrà avere questo palazzo. Un suo pensiero di questa giornata? Beh, innanzitutto è una mostra appunto da 73esima edizione, una delle più antiche e quindi importanti. Dopo Vinitaly, insomma, un palcoscenico nazionale di assoluto rilievo, arriviamo anche sul territorio per questa mostra e quindi per l'importanza, per dire anche quanto è importante il settore vitivinicolo in Veneto, nel Veneto orientale in questo momento, ma soprattutto per poi tutto il sistema paese, perché attraverso poi l'economia e il PIL che produce l'azienda vitivinicola ne beneficia ovviamente tutto il sistema paese. Ricordiamo che solo l'export del vino 2018 ha chiuso con oltre 6 miliardi e 200 milioni, dei quali oltre il 35% lo produce solo di export, solo il Veneto, quindi con 2 miliardi e 220 milioni. Quindi questo vuol dire economia, vuol dire ricchezza, vuol dire occupazione, vuol dire anche sfruttare quelle opportunità che ci sono con il turismo del litorale, quindi la valenza la mostra è assolutamente fondamentale, per questo che la Regione è presente e, come dicevi, è presente anche nell'assetto societario di questa bellissima struttura che oggi sta vivendo dei ragionamenti col sindaco di Pramaggiore, ma anche con tutti gli asset societari, ma per rilanciare in una valutazione positiva, quindi vedendo sempre il bicchiere mezzo pieno e quindi rilanciando verso nuove opportunità, nuove attività. So che il sindaco è anche interessato degli istituti scolastici, della formazione professionale, proprio per riempire e dare contenuti e ricchezza a questo importante presidio del territorio. Ecco, noi abbiamo occasione di vederlo praticamente quasi tutti i giorni in settori completamente diversi, che significa che la Regione rappresenta la Regione, ma la Regione vuol dire che è presente nel territorio. Beh, il binomio territorio, la difficoltà che c'è, la criticità che ha questo territorio anche dal punto di vista idraulico, e quindi ti riferisci a ultime vicende che ci hanno visto partecipi nei tagli del nastro e in inaugurazioni di potenziamento delle idrovore piuttosto che canali scolmatori, piuttosto che appunto la fragilità di questo territorio, ha uno stretto legame binomio con quello che è il mondo della produzione agricola, che è sicurezza per i territori, sicurezza per i cittadini, ma anche produzioni ad alto livello, e quindi questo Trade Union col consorzio, che non smetterò mai di ringraziare per il grande lavoro che fa, oggi abbiamo questa assoluta ricchezza che è data dal nostro territorio, oggi nel Veneto orientale, ma che è tutto di tutta la Regione Veneta.